Il prossimo speaker a salire sul palco di Inspiring PR si è diplomato in tecniche di narrazione alla Scuola Holden di Torino. Oggi fa lo sceneggiatore per la televisione, per il cinema, ma anche per il web. È anche fondatore della casa di produzione Story Match e con il suo speech intitolato Sempre la solita storia vuole spiegarci il perché valga la pena raccontare una storia che abbiamo già raccontato. Signori e signore, è qui con noi Federico Favot. Non mi sentite? Mi sentite? Ok, perfetto. Vediamo se ci sono le slide. Ok. Una piccolissima, rapidissima premessa. Con questo piccolo cubo, a me piacerebbe veramente provare a cambiare il mondo. Così la tocco piano subito, una cosa facile. Questi sono i miei due migliori amici, Marco e Ivan, il cretino in mezzo sono io. Qui eravamo a San Francisco una decina d'anni fa ed eravamo andati a trovare Ivan perché si era trasferito lì per lavoro. Siamo cresciuti insieme in un paese del Friuli che si chiama Cordovado, che sta insomma un'oretta da qui, e diciamo, visto che il tema di oggi è l'incontro, questo è stato uno degli incontri più importanti della mia vita. Siamo cresciuti dall'asilo fino ad oggi, sempre insieme. C'è stato formato questo filo che ci ha unito, nonostante per inseguire i nostri sogni ci siamo divisi, nel senso che Ivan è andato prima a Milano, poi appunto è stato trasferito a San Francisco, Marco ha lavorato in Portogallo, è andato in Bangladesh, ha fatto un sacco di cose. La mia storia è un po' diversa dalla loro, perché quando ho finito la ragioneria, quindi le scuole superiori, ho cominciato a lavorare e in brevissimo tempo mi sono trasformato in quello che poi io definivo il microservo del Nord-Est, per cui lavoravo dalle 9 alle 9 di solito, dal lunedì al venerdì, magari anche il sabato, avevo una macchina da pagare a rate, una fidanzata che avrei probabilmente sposato e continuavo a fare questo lavoro, l'ho fatto per qualche anno. Poi a un certo punto è successa una cosa, era il 31 dicembre di una sera, avevo finito di lavorare, stavo per andare a festeggiare e c'era del ghiaccio per terra, ho perso il controllo della mia macchina, ho fatto un incidente, non mi sono fatto tanto male, però quando sono atterrato su questo campo facendo gol tra due piloni di cemento mi sono chiesto, ok, ma se fossi morto adesso saresti morto felice? La risposta è stata no. Per cui, combattendo contro la mia famiglia, eccetera, ho deciso di diventare uno scrittore. Immaginate cosa vuol dire, cos'è stato per i miei genitori dire, ok, va bene, non, sei pazzo. Per cui ho combattuto, ho venduto tutto quello che avevo, insomma mi sono iscritto a questa scuola a Holden, mi hanno dato una borsa di studio fortunatamente, altrimenti non ce l'avrei mai fatta, e sono stato lì un paio d'anni, poi sono andato a Roma, ho fatto dei corsi alla RAI e piano piano, con molta molta fatica, sono riuscito a entrare in questo mondo della sceneggiatura. In questi anni, ormai sono parecchi, che frequento diciamo le storie per mestiere e non solo, ma per passione soprattutto, penso di aver imparato tre cose abbastanza importanti. La prima, che è il titolo dello speech, cioè noi continuiamo a raccontare sempre comunque la solita storia. Questo piccolo disegno è lo schema che io uso quasi tutti i giorni da ormai 20 anni per cercare di venire a capo delle storie che devo inventare. Ogni storia, penso di non dirvi niente di nuovo, è divisa in tre atti, no? Cioè c'è un inizio, un centro e una fine. Poi però andando un po' più nello specifico ci rendiamo conto che tutte le storie hanno esattamente gli stessi elementi e che continuiamo ad usare quelli, semplicemente non ce ne accorgiamo, perché è come fosse una struttura invisibile che tiene in piedi le storie meglio raccontate. Questo schema lo potete trovare nel 97% delle storie che leggete, che vedete, che raccontate, eccetera. Ve lo spiego in un secondo. Immaginatevi, Rocky l'avete visto? Sì, il film, ok. Ogni storia parte da un personaggio che sta tranquillo a casa sua, gli succede qualcosa, nel caso di Rocky c'è il campione del mondo che gli dice dai vieni a combattere con me, lui fa un po' di resistenza, dice ma che ci faccio io, no, decide invece di accettare la sfida ed entra nel secondo atto, quindi in un momento straordinario, in un mondo straordinario, okay, dove la sua vita non sarà più la stessa.
riesce a trova l'amore, vi ricordate che riesce a, ad invitare Adriana, si allena, eccetera, e arriva al midpoint. Immaginatevi, in un film di 90 minuti, il midpoint arriva esattamente a 45, più o meno. Ed è il momento in cui il protagonista è convinto di aver raggiunto il suo obiettivo. E qui c'è una cosa importante da dire, perché in ogni storia c'è un protagonista, e questo protagonista ha due obiettivi diversi. Uno che è, chiamerei obiettivo esterno, in questo caso era quello di cercare di stare in piedi 15 riprese contro il campione dei pesi massimi. Però ce n'era un altro, e quell'altro lo scopre alla fine il protagonista di solito. Nel caso di Rocky, il midpoint coincide con la scalinata, ve la ricordate? La musica, lui che fa, alza le braccia e dice perfetto, ce l'ho fatta. Poi invece succede di tutto, il suo allenatore lo lascia, lui non è più sicuro come prima, e in ogni storia che si rispetti si arriva a quello che, vedete quella specie di fossa alla fine della montagna, che viene chiamato punto di morte, del momento in cui sembra tutto perduto. Nel caso di Rocky è a terra, c'è l'arbitro che conta, 7, 8, eccetera, ed è in quel momento che un personaggio si rende conto di quello, si volta indietro, guarda tutto il percorso che ha fatto, capisce cosa ha imparato, perché ogni storia è una storia di cambiamento, un personaggio inizia da A e finisce a B, finisce diverso, quindi recupera tutte le forze e entra nel terzo atto, e nel caso di Rocky riesce effettivamente a rimanere in piedi nelle 15 riprese, gridando Adriana, Adriana, eccetera, come sappiamo tutti, ma la cosa importante è che lui ha risolto e ha trovato il suo obiettivo interno, che era quello di credere in se stesso fondamentalmente, perché all'inizio della storia lui non era altro che un pugile in declino, che appunto collezionava i crediti della mafia, eccetera, ed era, viveva solo con due tartarughe, tarta e ruga in italiano, una cosa orribile. La seconda cosa che ho imparato è che le storie hanno un potere incredibile. Perché? Perché la natura ci ha creato così. E qui vi racconto una cosa che mi è successa ieri. Ieri, tornando in hotel, ho preso l'ascensore, ho preso il badge della camera, salgo, era al terzo piano, stanza 303, le porte si aprono, comincio a camminare nel corridoio, arrivo davanti alla porta, vedo che è la 303, sto per appoggiare il badge e sento dei rumori dentro la camera. E quindi ho detto, che faccio? Perché forse non è la mia, controllo, era esattamente la mia. La porta si apre, ho aperto la porta. Avete tutti immaginato qualcosa, vero? Mi avete visto che uscivo dall'ascensore, eccetera, eccetera. Questo è quello che fanno le storie. Cioè, voi avete bisogno di ordinare questa cosa, cioè di ordinare il caos che vi ho creato. Dovete dare una risposta. Mi dispiace, la risposta non c'è, me la sono inventata adesso. Però, se volete, più tardi me ne invento una. Le storie simulano i problemi che l'uomo deve affrontare nella vita. Pensate ai bambini, pensate alle fiabe. Cioè, non serve che un bambino si perda veramente nel bosco e venga veramente sbranato da un lupo per capire che forse è meglio se obbedisce alla mamma e se magari non raccoglie i fiori e va dritto dalla nonna, ok? Quindi le storie servono anche a questo, cioè ci allenano alla vita, specialmente quando siamo piccoli. Poi, questa è una scoperta più recente, cioè che se io mangio qualcosa di disgustoso, o se io leggo di qualcuno che sta mangiando qualcosa di disgustoso, o se vedo qualcuno, per il mio cervello è uguale, la processa allo stesso modo. Quindi io mi immedesimo, sento lo stesso schifo, e nonostante sia vero o non vero, non cambia niente. E poi il nostro cervello le immagazzina tutte le storie della nostra vita, cioè da quando abbiamo 0 anni fino ad oggi, anche se noi non ce ne rendiamo conto, non siamo in grado di richiamarle, di ricordarcele. Immaginatevi di essere una pietra in un torrente, il torrente sono le storie, tutte le storie di tutta la vostra vita, chiaramente le storie vi modellano, quindi voi siete di fatto anche fatti delle storie che avete sentito, raccontato e visto in tutta la vostra vita. E poi ho capito che chi sa raccontare può influenzare davvero la nostra vita, ne hanno parlato anche prima. Vi faccio un esempio che è un mio esempio personale, può anche non avere senso, però provate a mettere su questo schema il claim della campagna di Hillary Clinton, no? Stronger together, se non sbaglio, sì. Non si trova, io non lo so mettere. Mentre Make America Great Again, io lo so mettere, perché Trump ci dice che noi siamo nel punto di morte, quindi appunto la percezione sbagliata di dire che c'è più violenza di quella che c'è effettivamente, ok? Siamo stati grandi come America, eravamo al midpoint, pensavamo di avercela fatta, e adesso c'è bisogno di un eroe
il nostro Rocky, che ci porti nel terzo atto, che combatta contro i disastri che hanno fatto le precedenti amministrazioni, eccetera. Quindi questa è una storia che ti colpisce nella pancia. Stronger Together, non lo so, è una mia impressione questa. E la terza cosa che ho imparato è che la nostra vita è una storia. Se voi, continuo su questo schema, pensate a quello che vi ho raccontato prima, cioè al fatto che io abitavo a Cordovado, ero tranquillo, abitavo in questa, facevo questo lavoro, poi ho avuto un incidente, nel mio caso proprio un incidente scatenante vero e proprio, ho combattuto contro tutti, ho deciso di arrivare a seguire il mio sogno, che era quello di vivere della mia scrittura. E adesso vi invito a fare una piccola cosa, immaginatevi che invece di avere 90 minuti in questo schema, pensate a 90 anni, pensate che ogni minuto sia un anno. Allora, mentre riflettevo, dicevo, ok, io ho compiuto adesso 40 anni, quindi sono praticamente al midpoint della mia vita. E ho tutto quello che volevo, perché, voglio dire, questo io cercavo di svegliarmi la mattina, di vivere in una bella città, io vivo a Roma, bella tra virgolette, adesso, però non importa. E cos'altro volere di più? Ed è lì che ho capito che forse c'era qualcosa che dovevo fare. Mi sono guardato indietro, ho fatto quello che, no, i connecting the dots, diciamo, ho visto quello che avevo imparato, e torniamo al cubo e al perché questo cubo, secondo me, potrebbe aiutarci a cambiare un pochino il mondo. Gli esperti ci dicono questo, che tutto quello che noi impariamo nei primi 5 anni di vita ci influenza per sempre. Allora, ci sono vari esempi. Questo è uno dei più terribili, secondo me, per i bambini. Cioè, questa sono degli screenshot di un video di YouTube. C'è un insegnante, chiamiamolo così, c'è la bandiera dell'ISIS dietro, eccetera, che insegna a questi bambini, intanto, come si spara, sono bambini appunto anche molto molto piccoli, e poi insegna soprattutto a odiare chi è diverso da te, ok? Per cui questo è una delle cose che succedono nel mondo. Questa è una delle più gravi, ma anche i nostri bambini crescono, diciamo, in un mondo più occidentale, crescono spesso ascoltando solo ed esclusivamente una storia. E qui c'è la mia idea. Cosa farò nei prossimi 40 anni, nella mia seconda parte della storia? Quello che vorrei fare è questo progetto, vorrei sviluppare questo progetto, che è una scuola di storytelling, è un gioco, un'app, e speriamo molto più di questo. Come funziona questa cosa? Ho preso 6 fiabe, una delle più famose, e poi ho distrutto i 3 atti e li ho divisi come fossero dei cubi, quindi immaginate dei cubetti di legno. E poi li ho colorati di 3 colori diversi, perché il bambino quando gioca si rende conto che c'è un primo, secondo, terzo atto, non serve che lo sappia, ma comincia a intuirlo. E poi questa è Cappuccetto Rosso divisa in 12 dadi. Quindi immaginatevi che il bambino può prendere questi dadi, o è a scuola e può, diciamo, l'insegnante può dirgli questi sono i dadi, può spiegargli quali sono gli elementi importanti di una storia. Poi il bambino cosa può fare? Può giocare con i genitori o può giocare da solo, prende questi dadi, li butta, li sposta, eccetera, poi c'è un'app che li fotografa, legge la sequenza, in base a dove sono sistemate le icone, ti racconta un'audio storia, tutte le volte diversa. Sono miliardi di miliardi di combinazioni, è un lavoro abbastanza folle, ma ci siamo riusciti. Perché è importante, secondo me, fare questa cosa con i bambini? Perché, ed è il tema di oggi, l'incontro di elementi diversi crea qualcosa di nuovo, inaspettato. I bambini cominciano a giocare, a capire che effettivamente è bellissimo poter essere, diciamo, i protagonisti della propria storia. I bambini, quindi, le cambiano le storie. Ti racconto Cappuccetto Rosso, no, aspetta, adesso sposto questo e lo faccio diventare un'altra cosa, una cosa mia. I bambini imparano che possono cambiare la storia, ma soprattutto la loro storia. Perché? Perché abbiamo visto che la vita è una storia. Quando i bambini nascono, hanno un foglio bianco davanti, sarebbe bello che imparassero che possono influenzare la propria vita se imparano anche a raccontarla. E questa è la cosa più importante, secondo me. Cioè, che i bambini imparano che non esiste una sola storia al mondo. Okay? Io ti posso raccontare Cappuccetto Rosso, ti posso raccontare che devi sparare a un infedele, ti posso raccontare quello che voglio, ma se ti ho insegnato che esistono tante storie, se ti ho insegnato che tante storie vuol dire ricchezza, che una persona che hai di fronte è una storia anch'essa, quindi non devi respingere il diverso, devi abbracciarlo, perché lui è una storia e chissà quante storie ti può raccontare. E qui torniamo ai miei amici e ho finito. E questo è Marco, stessa vacanza, San Francisco.
Marco, anche lui seguiva i suoi sogni, nel caso specifico si è trasferito in Bangladesh per far sì che sua figlia, che ha 6 anni, insomma, potesse avere un futuro migliore. E Marco, poco meno di un anno fa, era a cena con i suoi colleghi in un ristorante e un comando armato è entrato nel ristorante e ha sterminato 21 persone, tra cui 9 italiani, e Marco era uno di loro. E quindi quel filo che legava i 3 miei amici, insomma, si è un po' spezzato. E il comando era formato da studenti che probabilmente nella loro vita avevano sentito una storia sola, e purtroppo per Marco forse era la storia sbagliata. Grazie.